Stessa questione dell'ultima relazione. Concludiamo allora la giornata, la sessione con la relazione del dottor Terziani, Giorgio Terziani, che è visiting professor alla St. George's School di Brescia e che ci parlerà di modulazione epigenetica dell'infiammazione. Relazione tecnica. Giorgio, non ti vediamo. Ora? Ora ti sentiamo quantomeno. Ah, bene, mi vedete, mi sentite? Ora ti vediamo. Ecco, adesso ti vediamo e ti sentiamo. Allora, intanto grazie alla dottoressa Cancamo, grazie dell'invito. So che avete fatto una maratona e quindi farò cose velocissime oggi. Un bignami di quello che dovrei dirvi. Quindi grazie intanto per l'invito. Parlando della modulazione e parlando dei fattori che possono influire da un punto di vista epigenetico, queste cose le avete già affrontate, però lasciatemi dire che se è vero che, come avrà certamente fatto una lezione meravigliosa, magistrale, avete ascoltato il professor Burgio, l'epigenetica è tutta epigenetica, quindi la riprogrammazione sia nel bene che nel male avviene a livello epigenetico, che sta sopra la genetica. Pochissimo si sente parlare però di disfunzione mitocondriale, di infiammazione silente. E spesso diciamo il danno è dovuto a, e invece spesso il danno è già silente, è già un'infiammazione silente, dove poi tutti i fattori epigenetici e la mancanza di fattori di riprogrammazione cellulare epigenetici, basta pensare agli studi del professor Biava sulla riprogrammazione cellulare e il professor Ventura dell'Università di Bologna, che hanno dimostrato quanto poi e ci sia un codice epigenetico di cui noi dobbiamo tenere conto. Allora, se tutti questi fattori condizionano la salute, è vero che oggi non siamo più in un ambiente come 100-200 anni fa, e quindi l'inquinamento ricopre un impatto, l'impatto ambientale sta veramente condizionando tutti questi fattori. Pensate però a quanto questo possa essere fondamentale quando si parla di stangiopatia congenita, acidosi enzimo-metabolica. C'è qualcuno che ha il microfono aperto. Stangiopatia congenita, acidosi enzimo-metabolica, che è presente dalla nascita. Quindi questa stangiopatia, questa infiammazione silente, naturalmente deve essere assolutamente presa in considerazione. Poi sapete che la rivoluzione epigenetica nel 2002-2003 è uscito questo, sulla rivista Time, questa importante pagina che ci metteva di fronte a un nuovo paradigma per la medicina, che fino a poco tempo fa era tutta improntata sulla genetica. Quindi tutto ciò, quello che fanno i genitori, influisce sulla salute delle future generazioni, ma anche quello che la mamma fa in gravidanza. E poi l'infiammazione, il killer segreto, certo, noi lo sappiamo proprio che il collegamento di infiammazione, cardiopatie, tumori, Alzheimer e altre patologie. Ma spesso è silente questa infiammazione, e la Fondazione Medicina Mitocondriale ci trasmette molto chiaramente quanto la disfunzione mitocondriale sia legata a tutte le patologie, soprattutto la disfunzione del DNA mitocondriale e nucleare. Quindi cosa possiamo fare? Beh, dobbiamo consapevolizzare il fatto che noi mangiamo per produrre idrogeno e mangiamo e respiriamo per avere l'ossigeno. Combinazione di ossigeno e idrogeno, energia per la vita, molecola di scambio di tutte le reazioni metaboliche. Senza l'ossigeno non ci sarebbe vita. Cosa possiamo fare allora? Beh, innanzitutto ci sono le carenze nutrizionali ormai troppe. E l'impatto ambientale, dall'altra l'intossicazione progressiva del nostro organismo e l'aria che non possiamo assolutamente cambiare, quindi purtroppo respiriamo aria inquinata. Quindi sempre più progressivamente una riduzione della produzione di ATP, mancanza di consumo di ossigeno e soprattutto se c'è una disfunzione mitocondriale,
l'ossigeno non consumato si traduce in radicali liberi e sapete che l'eccesso di radicali liberi quanto sia proinfiammatorio. Possiamo consigliare uno sano stile di vita? Sì, ma non possiamo fare cambiare ai pazienti l'ambiente, la casa, il lavoro. Come si fa? Quindi questo deve essere tenuto in considerazione perché questi sono i dati. 4 su 10 muoiono di infarto ictus, una vera pandemia, l'aumento dei tumori nei bambini come ci insegnava Burgio nei primi 2 anni di vita, tutti dovuti a una carenza di ossigeno e all'epigenetica. Altre statistiche importanti, guardate, arriviamo fino a 170.000 morti per tumore, 230.000 per malattie circolatorie, 84.000 per inquinamento, non vi cito gli altri ma li sapete molto bene, 6.000 morti per amianto, 96.000 siti da bonificare in amianto in Italia, 200 siti conosciuti di terre dei fuochi da bonificare. Queste sono fonti ufficiali, Associazione Italiana Oncologia Medica, Istituto Superiore di Sanità. Allora ognuno ha la sua verità. Ah, tutta dieta, no, perché il microbiota, no, perché... No, bisogna unire i puntini, unire le forze, perché la sfida è quella veramente di capire che comunque le patologie iniziano a livello cellulare e mitocondriale, che c'è una carenza di ossigeno, di idrogeno da tenere in considerazione in modo preprimario, cioè a livello congenito, la disfunzione mitocondriale, DNA nucleare, danno a microcircolo, cose che avete parlato tutti, ma devono essere messe insieme, dalla disfunzione ormonale, tiroidea, il testosterone, le LDL ossidate, l'emoglobina glicata, la PCR, e queste le sapete benissimo. Tutto per rafforzare il sistema immunitario, per essere più forti e reagire a quelli che sono i fattori veramente che stanno interferendo sulla nostra salute, che stanno sprogrammando le future generazioni. Pensate al fatto che si continua a parlare di DNA quando poi l'essere umano ha 25.000 geni. Quindi cosa facciamo con quei geni? Moduliamo le proteine. Quindi la modulazione epigenetica è fondamentale, la riprogrammazione, l'accendimento e spegnimento dei geni in base a quei fattori. Quindi la riprogrammazione fisiologica che avviene nelle nostre cellule senza modificare DNA. E sappiamo quanto qui ricopra un ruolo fondamentale il rimodellamento della cromatina e quindi la metilazione del DNA. Allora, ecco l'inquinamento. Qui il grosso problema. Come ci diceva sempre Morgante, uno dei più grandi studiosi di epigenetica, attenzione, tutto è epigenetica, ambiente, stress e eredità. Senza tenere conto dell'eredità c'è ben poco da fare. Allora anche l'aspettativa di vita, la limitazione del DNA, l'omocisteina che è poco considerata ma fondamentale sul controllo e la prevenzione. Se prevenire è meglio curare, noi dobbiamo fare prevenzione nelle donne e nei padri e madri prima del concepimento. Vuoi un bambino? Non smetti di fumare, non fumare. Perché quello condizionerà il futuro le malattie, condizionerà le future generazioni. E poi qualcuno dice i tatuaggi sono una moda. Sappiamo benissimo, hanno fotografato, hanno visto bene come poi questi tatuaggi entrano nel linfatico e vanno ai linfonodi e creano anche comunque dei danni. Vogliamo parlare di neurodegenerazione? L'AIRS ce lo dice, attenzione, nel comparsa dei tumori contro l'epigenetica sono trasmissibili alla terza generazione, queste fonti ufficiali, l'AIRS ce lo dice. Allora dobbiamo proteggere la vita, per proteggere la vita, come dice Burgio, attenzione ai disruttori endocrini, metalli pesanti e particolato aereo disperso, questo è fondamentale. 500.000 morti premature in Europa, questi bambini non li abbiamo fatti neanche nascere. Quindi l'obesità che viene programmata direttamente a livello fetale nella pancia della madre, guardate, questo è un libro interessante che è online se volete, è del professor Burgio e qui si parla chiaro, inquinamento, impatto ambientale, ciclo biologico e quindi impatto sulle future, condizionamento della salute delle future generazioni. Si parla tanto di microbiota, non possiamo parlare solo di intestino, ma dobbiamo parlare di tutto, dalla bocca, al pelle, intestino, vagina, cuoio capelluto, e qui dobbiamo agire. Possiamo anche mappare queste cose che interferiscono sulla salute del microbiota, stress ambientali, marcatori nutrizionali, ci sono dei sistemi biofisici molto rivoluzionari, innovativi che possono farlo, e avere chiaro dove poter intervenire in modo mirato. Guardate, nelle malattie mitocondriali influenzano il microbiota
E infatti qui si dice: i risultati supportano l'idea che le mutazioni del DNA mitocondriale ereditate per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie esso correlate. E poi questo documento che cito sempre, porto ai congressi, perché? Perché l'effetto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali, epigenetica, questo è un documento ufficiale del Senato della Repubblica, ogni anno ne esce uno, questo è del 2018, deve uscire quello del 2019, e del Senato della Repubblica, 193 pagine di informazioni, dove si dice che si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma embrio fetale con potenziali conseguenze negative a carico dello sviluppo e manifestazioni di malattie nell'infanzia, nel corso della vita e attraverso trasmissioni transgenerazionali. Quindi dobbiamo un po' ripensare al futuro. Basta pensare cosa è successo a Priolo, più di 1000 bambini nati malformati perché quelle mamme, no, queste disgraziate, hanno scaricato a mare per 50 anni schifezze e hanno condizionato la salute di migliaia e migliaia di persone. Allora dobbiamo ritornare a riprodurre energia ottimale, l'apporto di ossigeno ottimale, ripensare al fatto che siamo in questo ambiente, 467.000 morti l'anno per inquinamento, che l'inquinamento prende il controllo del DNA, aumenta le malattie cardiache respiratorie, ma l'infiammazione cronica, tutto il discorso delle fibromialgie, sensibilità chimica multipla. 1.7 milioni di bambini muore ogni anno per inquinamento, 95% della popolazione respira aria inquinata, e poi metalli pesanti, mercurio, cadmio, queste le abbiamo già affrontate. Questa è la fotografia del nostro futuro, anzi della nostra realtà. E pensate cosa ci sarà in futuro, dove compriamo pubblicità e viviamo in un mondo malato e continuiamo a fare finta di niente, dove comunque l'inquinamento elettromagnetico sarà la ciliegina sulla torta delle pandemie, perché guardate cosa sta accadendo, guardate i bambini cosa stiamo facendo a livello, guardate le radiazioni in un bambino di 5 anni, 10 anni, e nell'adulto, pensate già nella pancia della madre cosa può fare, quindi spengere il wifi prima di andare a dormire, cellulare fuori dalla stanza, darlo in uso ai bambini solo dopo i 12 anni, utopia? Non lo so, proviamoci. Il wifi, naturalmente vi ricordo che il wifi è già 5G, guardate anche questa scienziata di Harvard pone proprio l'attenzione sull'aumento, proprio il danno che può fare come concausa anche nell'autismo. Viviamo così e dormiamo così, noi dobbiamo assolutamente intervenire anche perché siamo acqua, 99% di molecole dell'acqua e 70-80% di acqua. L'acqua a contatto con i campi elettromagnetici, guardate cosa fa, viene danneggiata, aumentano i linfomi, leucemie e mielioma, questo è un altro studio importante pubblicato. Allora l'ambiente agisce sui geni, sì, blocca lo srotolamento delle, come sapete, del DNA e quindi aumentano le malattie, sprogramma la vita, e dobbiamo incominciare a parlare, condividere una medicina personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa. E per il controllo dell'infiammazione, no? E questa, perdonatemi questa vignetta, ma è molto esplicativa di quanto noi dobbiamo lavorare sul controllo dell'infiammazione. E perché? Perché se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto rischiamo di ritornare dove prima, anzi andiamo indietro. Allora dobbiamo diventare saggi per evitare i problemi. Ecco l'epigenetica, rafforzare il sistema immunitario, agire prima di tutto a livello cellulare invece che di organo, quindi occuparsi del DNA mitocondriale, la produzione di energia, la carenza di ossigeno, proteggere le nostre cellule, i tessuti, quindi la membrana cellulare, parlare di lipidomica, glicocalici, la modulazione fisiologica di ossigeno a livello mitocondriale, perché il DNA mitocondriale decide la longevità, come ci insegna Cossa Rizza. Tutte le malattie dipendono da disfunzione mitocondriale e ce lo insegna la Fondazione di Medicina Mitocondriale, ma anche Besta di Milano che studia su questo, Mitocon, Fondazione di Medicina Mitocondriale. Allora dobbiamo ricaricare le batterie, non le batterie dei cellulari, ma le batterie dei mitocondri. Attenzione all'eredità, perché solo la madre, vedete, trasmette malattie, a parte le malattie genetiche. Attenzione nella infertilità maschile, tutto parte da una disfunzione mitocondriale. Pensate che il liquido seminale maschile, come insegna il professor Luigi Montano, andrologo dell'Università di Napoli, cosa ci dice?
attenzione, già nel liquido seminale maschile ci sono metalli pesanti, particolato disperso, benzene, e la mobilità degli spermatozoi dei ragazzi di 16 anni è già compromessa. Guardate, ci dice, in base a uno studio di un centro per la procreazione assistita, la percentuale dei gameti maschili danneggiati è in aumento in Europa. Attenzione, cosa stiamo facendo? Se succede una mela, la prendiamo, la buttiamo via, quando succede alle cellule ce ne accorgiamo quando è troppo tardi. Quindi dobbiamo proteggere le nostre cellule per evitare i danni. Possiamo intervenire con vari fattori, li conoscete benissimo, sicuramente dobbiamo controllare l'ipossia. La prima fonte di vita è l'ossigeno, senza ossigeno anche una ridotta pressione parziale di ossigeno incomincia a dare dei danni ai tessuti, manifestazioni cliniche dalla stanchezza cronica all'infiammazione cronica, l'ischemia riperfusione, pensate nel recupero di uno sportivo per andare nel semplice fino a ictus, infarti, l'ischemia riperfusione, quindi non abbiamo più la possibilità di contrastare l'eccesso di ossigeno. Quindi dobbiamo modularlo e tenerlo costante. Eppure è diventato la Cenerentola di qualsiasi clinico. Non se ne parla, si parla solo quando c'è bisogno di ossigeno, quando siamo in fin di vita, oppure quando dobbiamo intubare le persone. No, io parlo di vera prevenzione per primaria. Gitton lo diceva già nel suo libro di fisiologia medica, dipende tutta dall'ossigenazione cellulare, l'effetto Warburg lo conoscete benissimo, ma premio Nobel nel 31, ma senza andare lontano basta parlare, senza non andare troppo lontano, premio Nobel 2019 è stato dato a Semenza e gli altri due scienziati che hanno dimostrato un'altra volta il ruolo dell'ossigenazione in fisiologia e in fisiopatologia. Premio, un altro premio Nobel. Però ancora non se ne parla di questi ai congressi, di carenza di ossigeno, di ossigenazione, di disfunzione mitocondriale e soprattutto legata all'apporto di ossigeno. Quindi dobbiamo regolare l'ossigeno. Guardate, questo è un altro studio importante del Cordis pubblicato, dove ha un'implicazione importante epigenetica sulla metilazione del DNA. L'attività svolta oltre 570 geni viene modulata da HF1, guarda caso, in risposta all'ipossia, insulto infiammatorio, ipossia e infiammazione, l'attivazione proprio del danno endoteliale dovuto a una carenza di ossigeno, ne parlavo prima, proprio sull'ischemia, la cardiorazione, e quindi tutte le malattie legate proprio alla modulazione e alla modificazione della HF1-1-alfa. Quindi grazie proprio a questo HF1 l'ossigeno agisce come un modulatore dell'assetto metabolico della cellula, ma se non c'è ossigeno c'è un problema e si parte da un'infiammazione silente, piccola, media e grave. Abbiamo scritto un libro importante insieme ad altri 18 medici che potete trovare a edizione Edra, quindi conoscete bene questo editore, dove si parla proprio di opportunità di mettere a posto. Noi da sempre parliamo di litotammium calcareo e deutrosulfazime in grado di aumentare l'ossigeno con una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano e permettere di rendere questi fluidi come colloidi. Vi ricordo che la biodisponibilità è data anche dalle via di somministrazione, spray o sublinguale, dalla forma farmaceutica, quindi o liquidi o sublinguali, e anche dalla possibilità che questi hanno di arrivare a livello mitocondriale. Studi pubblicati già nel 2007, questo Università di Siena, l'efficacia di deutrosulfazime proprio nella fibromialgia, a dosaggi anche abbastanza alti. Questo è uno studio pubblicato sulle cellule endoteliali, queste sono le cellule endoteliali, il cordone ombelicale umano, prima dell'apporto nutraceutico e poi dopo. Guardate cosa accade, induce sia un'attivazione del DNA nucleare, poi mitocondriale, aumento della produzione di ATP e modulazione della superossimodismutasi. Quindi gli studi poi li trovate pubblicati. Perché? Perché comunque l'ipossia e la disfunzione mitocondriale sono implicati nella neurodegenerazione e nell'infiammazione. Noi dobbiamo modulare l'infiammazione, ma soprattutto contrastarla. Come si può contrastare? Pensate nella sclerosi multipla, la sclerosi amiotrofica, morbo di Parkinson, fibromialgia. Qui sono stati fatti studi importanti, è stato valutato tutto il
parametri dello stress ossidativo di questi pazienti, hanno dimostrato l'aumento della B12, la diminuzione dei radicali liberi, aumento della capacità antiossidante, studio è pubblicato naturalmente, qui un'altra volta, questo è uno studio Università di Urbino, anche questo pubblicato, protezione del danno del DNA, preservazione del glutatione, protezione degli idrociti e leuociti. Questo è lo studio pubblicato. Poi sono stati fatti studi dall'Istituto Tumore Esinene di Roma, questo nutraceutico è in grado di mandare in apoptosi cellulare per un'attivazione mitocondriale nelle cellule leucemiche, nella modulazione del P53. Ancora studio su pazienti, questo è uno studio primo pazienti su 39 pazienti sulle patologie neurodegenerative e questo invece è uno studio su 230 pazienti. Sempre pubblicato, Università di Milano, tutti gli studi li trovate su PubMed. Allora, se tutto questo modula in modo importante dal punto di vista epigenetico e l'infiammazione, dobbiamo avere questa consapevolezza, fare prevenzione nelle donne e nei padri e nelle madri prima del concepimento. Sappiamo che esiste un biomarker molto importante come il bulbo del capello, in grado di fare proprio questo, guardate, questo è quello che riusciamo a fare, si prendono 4-5 bulbi del capello e si può mappare i fattori che interferiscono sulla luce della persona, sulla salute della persona. Sapete che già questo viene utilizzato per mappare o capire se una persona è intossicata a metalli pesanti o se fa uso di sostanze stupefacenti. Oggi con la nuova tecnologia è possibile mettere su uno scanner e conoscere se c'è una carenza di antiossidanti, se abbiamo un'intossicazione ambientale, il sistema gastrointestinale, quindi tutto il discorso del microbioma e intervenire sulle varie carenze nutrizionali, vitamine, minerali e pensate anche capire se uno è intossicato o da fattori come i campi elettromagnetici e quindi intervenire in maniera primaria, in preventiva. Cosa voglio dire? Ho corso, quindi so che ci teneva anche la dottoressa e ho proprio corso. Dobbiamo promuovere la buona salute, promuovere un sano stile di vita, dobbiamo motivare, incoraggiare e sostenere il raggiungimento della salute e del benessere. Questo sistema è utilizzato anche dai centri di medicina per la riproduzione. Perché? Perché prevenire è meglio che curare, quindi dobbiamo veramente unire i puntini, ma unire le forze e pensare che il nostro benessere dipende da te, ma dall'esempio che dai al mondo. Come diceva il nostro grande Gandhi, sì, è il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ricordiamoci dell'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo ma due volte, quindi la gratitudine per questa vita. E poi ricordiamoci che la vita senza amore non ha senso e se non funziona raddoppia la dose. Grazie di cuore, spero di essere stato nei tempi che ci volevano. Grazie. Grazie Giorgio, sì, sei stato nei tempi per fortuna e purtroppo noi ci dobbiamo avviare alla conclusione, come ho già detto, chi ha domande per i relatori le può fare sulla piattaforma nella chat. Grazie. I relatori stessi a rispondere. Quindi adesso ci avviamo, salutiamo i relatori, se vogliono rimanere collegati, non so, noi correggeremo insieme i questionari ICM e quindi ci avviamo alla conclusione di questa lunga giornata. Ciao Giorgio, arrivederci. Grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti i partecipanti, un saluto a tutti. Ciao Barbara. Ciao, grazie a te, grazie. Grazie. Ciao Barbara, grazie. Grazie anche a tutti i partecipanti online che hanno avuto la pazienza di rimanere fino a quest'ora e ci vediamo la prossima volta sperando di essere molto più nei tempi. Ringrazio per l'interessante giornata di lavoro. Meno male. Purtroppo l'inizio è stato pregiudicato dai ritardi un po' di tutti. Forse dovremmo imparare a essere puntuali come da orario su programma. Va bene, si arriva ben oltre l'orario di registrazione è un po' difficile stare nei tempi.
Questo sarà l'avviso per la prossima volta. Ok, cominciamo allora con il questionario. Audio.